Buongiorno ragazzi, eccoci, ci siamo. Mamma mia che vittoria, questi sono pesanti ragazzi, sono pesanti. È peso peso il risultato ieri sera all'Arechi di Salerno. Salernitana 1, Empoli 3, gli azzurri sbancano l'Arechi e vittoria insomma che non fa una grinza, non fa una piega. Questa vittoria degli azzurri, ora si va a fare due chiacchiere come sempre. E prima di tutto, ragazzi, like al video, condividete a tutti i tifosi azzurri e iscrivetevi assolutamente. Allora, e che dire, ragazzi? Come ho detto, una partita che insomma l'Empoli diciamo che ha voluto ad ogni costo vincere, ad ogni costo ha voluto portarsi a casa i 3 punti e c'è riuscita perché insomma dai, parliamoci chiaro, si è fatto una bella partita secondo me dove insomma alla fine non si è rischiato quasi praticamente niente in tutto l'arco della partita, tranne alla fine sì ci sono state un paio insomma di tiri loro insomma, però parliamoci chiaro ragazzi, a parte quella conclusione appunto con Caprile, parata strepitosa di Caprile, difficilissima fare quella parata lì. A parte quello, insomma, l'Empoli non ha rischiato niente. E poi purtroppo, insomma, nella ripresa dopo il vantaggio su insomma quel cross deviato, un po' di fortuna anche a noi, però ogni tanto, ragazzi, e insomma ci si prende un po' di fortuna. E appunto dopo quel gol, insomma, del pareggio che secondo me insomma non ci stava, va bene, insomma, lì si è fatto quel buco appunto su quel cross. Ismaili non è riuscito insomma diciamo ad anticiparlo, insomma, e questo qui l'ha buttata dentro di testa. Bel gol, però insomma alla fine è stata un'azione a sé, loro non avevano creato niente. Poi ragazzi, fortunatamente insomma i cambi hanno dato quel più perché insomma Fazzini è entrato e si è procurato il calcio di rigore, gli ha fatto un bello spunto Fazzini. E poi dal dischetto alla prima presenza la Gazzella ha segnato sul calcio di rigore. E insomma, ci ha portato in vantaggio sul 2-1. E poi insomma alla fine in contropiede in spazi aperti Cancelliere anche lui subentrato ha segnato il 3-1. Ragazzi qui c'è poco da fare. Questa è una squadra che rispetto a 3 settimane fa, un mese fa è completamente trasformata. Questo mi sembra sotto gli occhi insomma di tutti. Insomma, alla faccia di chi diceva insomma, che la società quest'anno insomma, non ci credeva o voleva andare giù, a me non mi pare che insomma, la volontà sia questa, almeno per quanto si è fatto diciamo, nel mercato appunto, di gennaio. Poi certo, a luglio degli errori sono stati fatti, degli errori insomma, anche grossi, però mi sembra insomma, che in questo mercato si sia rimediato, messo una pezza, non è che si sono fatti 50 acquisti, però si è fatto quei 3-4 acquisti buoni che ci volevano e questo fa capire insomma che basta poco ragazzi per avere una squadra che insomma che si può salvare. Insomma Zurkowski, Cerri, l'avete visto anche voi, insomma Cerri anche ieri, bella partita di Cerri, ha fatto tanto comodo. Niang, ragazzi, l'esperienza che insomma con Cancellieri ci sarà questa sua battuta, chi lo batte, chi non lo batte, alla fine l'ha battuto Niang, fortunatamente insomma un giocatore con l'esperienza di Niang fa comodo e si è visto su quel, insomma, su quel rigore lì freddissimo. Però insomma questo per dire che appunto questi 3 acquisti hanno messo a posto la squadra. Poi dopo si parla anche di Nicola che ora se ne parla bene. E singoli ieri a me ragazzi insomma come sempre mi sono piaciuti tutti. Insomma chi un po' di più, chi un po' di meno. Insomma ragazzi anche ieri insomma parliamoci chiaro. Appunto c'è Caprile, non sarà questo fenomeno nell'uscita. A me nell'uscita Caprile non mi piace, però insomma ieri quella lì ragazzi è una paratona difficilissima che insomma l'anno scorso si era abituato a vedere anche di peggio, ma insomma ragazzi quella parata lì di ieri insomma di Caprile è una parata che non la fanno tutti. Il pacchetto difensivo mi è piaciuto tranne appunto quella sbavatura di Ismaili sul gol. Centrocampo ragazzi, è un centrocampo questo solido adesso e di corsa. Malè, Zurkowski, Grassi ragazzi sembra un giocatore insomma insomma che migliora, sta migliorando Grassi. E poi ragazzi insomma questo attacco Cambiaghi purtroppo gli manca sempre il gol tutto suo. Ragazzi Cerri sta lavorando bene per la squadra e insomma questo si poi si vede anche insomma nello svolgimento dell'azione. E quindi insomma bene
bene tutti, però ragazzi, qui il valore aggiunto, l'acquisto che è Davide Nicola che ha dato, ragazzi, ha cambiato completamente volto a questa squadra, una squadra che, insomma, che fino, parliamoci, che da 3 settimane fa, un mese fa, sembrava spacciata, perché, insomma, io ripeto, cioè non voglio tornare, insomma, sul nonno, però sapete bene, insomma, io cosa ne penso di lui, però ragazzi, via, non è stata la scelta giusta richiamarlo dopo Zanetti, e mi sembra una cosa chiara a tutti. Bisognava puntare su altro, e Nicola era l'allenatore giusto, è l'allenatore giusto per, insomma, questa squadra, per come è stata messa certo, si poteva fare prima questo colpo, insomma, di Nicola, non si è fatto, però, insomma, l'importante è che Nicola ora stia facendo quello che deve fare, e io credo che questa squadra, ragazzi, insomma, da ora in poi abbia veramente le carte in regola per potersi salvare. Se fino a 4 settimane fa, ragazzi, insomma, io sinceramente non ci credevo, cioè, nel senso, ci speravo ma non ci credevo. Adesso, visto, insomma, l'andamento, 4 partite, 2 vittorie e 2 pari, anche in gare che non erano semplici, io, ragazzi, insomma, ci credo. Con la vittoria di ieri si è fatto un bel balzo, si va a 21 punti, lui aveva preso la squadra che ce n'aveva 13, 21 punti, se non sbaglio siamo 15esimi, ci siamo tolti dalla zona rossa, quindi, insomma, non mi pare poco, anche, soprattutto, insomma, a me mentalmente è un bel balzo. Però occhio, insomma, ragazzi, calma, ancora non si è fatto nulla, insomma, le partite ancora sono tante, sono partite che sono difficili, saranno difficili, la prossima è, insomma, il derby, ma io, ragazzi, insomma, ci credo a questo derby, perché, insomma, per quello anche che si è visto ieri, una partita che fa storia a sé, ma una squadra, insomma, che scenderà in campo, credo, con le motivazioni a 1000, insomma, e Nicola gli darà ancora maggiore voglia alla squadra, quindi io credo che, ragazzi, il derby possa essere alla portata come quella, appunto, dell'andata, che è stata una delle poche gioie, insomma dei mesi scorsi. Però io penso, ragazzi, insomma, che il derby sia una partita che l'Empoli possa anche provare a vincere, e se dovesse vincere il derby, sarebbe anche un ulteriore step in avanti. Però, insomma, partita per partita, insomma, si verrà un po'. Ragazzi, niente, vi saluto, vi ringrazio, come ho detto, like al video, condividetela a tutti i tifosi azzurri, e oggi come sempre, forza Empoli, ciao!